Buon secondo giorno del nuovo anno, vi auguro un felice anno nuovo, riuscite nel lavoro, abbiate sempre molta fortuna e siate sempre sani per raggiungere i vostri obiettivi quest'anno. Il nuovo anno porterà una nuova esperienza e molte sorprese arriveranno nella tua vita, ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 2 gennaio 2021. Oroscopo Scorpione di oggi: contrariati dall'ostilità tra la Luna e Urano già stamani, svegliati con un filo di mal di testa, non siete dell'umore giusto per affrontare una sabato così impegnativo, col freddo, le faccende e se per turno vi tocca anche un turno di lavoro piuttosto massacrante? Se poi oggi ci si mette anche l'auto che fa i capricci, e un appuntamento che reclama la massima puntualità, finisce che vi svegliate prestissimo, riuscendo ugualmente ad arrivare in ritardo. Sotto tiro della bianca signora in quadratura al vostro segno e ostile anche al vostro dirimpettaio Urano, eloquenza e socialità oggi non sono il vostro forte, in pubblico, nascosti dalla mascherina, vi sentite impacciati, privi del vostro carme, intimiditi da persone che sembrano perforarvi con lo sguardo, mentre magari hanno soggezione di voi. Comunque incoraggianti le finanze, anche se lavorate in proprio il periodo non è così nero come per altri. I quattrini arrivano, ma in controtendenza con l'innata parsimonia li bruciate subito in acquisti voluttuari online, magari già in saldo. Astrotarocco del giorno per Scorpione: 5 spade. Qualcosa o qualcuno a voi caro ora non c'è più. 2 punti. Vi siete separati da qualcosa o qualcuno a cui tenetevate particolarmente. Per questo avete sofferto tantissimo e soffrirete ancora. Per il futuro 2 punti. Si annunciano perdite affettive con incapacità a uscire fuori da evidenti situazioni di sofferenza. Avvertite un senso di sconfitta, di dolore, di prostrazione che vi fanno soffrire. Se crederai maggiormente in te stesso, lo faranno anche gli altri. Contratti con persone fantasiose? Evita di ferire con le parole. Oggi qualcuno ti darà degli ottimi consigli. Seguili? Fuma di meno. Voglia di comprare cose inutili o essere poco sincero in amore. Disagi e malumore nella coppia. 2 punti. Venere e la Luna si oppongono al dialogo tra partner e coniugi. Oggi per l'amore è una giornata complicata, soprattutto per gli amori clandestini. Non arrenderti. Presto ci saranno novità positive da valutare con serenità. Non fare affidamento su chi ti ha sempre deluso. Porta avanti le tue idee con orgoglio. Fate della riservatezza il vostro motto. 2 punti. Custodite gelosamente i vostri e gli altrui segreti. Misurate oggi ogni parola che direte. Meglio fare scelte ponderate e appropriate in merito al lavoro prima di prendere qualunque decisione. Oggi come non mai è necessaria calma e ponderazione, e non lasciarsi andare a scelte avventate. Oggi proponete a qualche amica di cui vi fidate di trascorrere qualche ora con voi, magari in giro per la città. Potreste ricevere qualche confidenza che vi tornerà utile. Se siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro oggi fate in modo da non scoraggiarvi e di insistere. 2 punti. Potreste avere proprio in giornata qualche discreta proposta molto utile per l'avvenire. Sii sincero e leale anche con chi pensi che non lo sia. 2 punti. La sincerità ripaga sempre anche se talvolta fa soffrire. Moto dei transiti odierni con molti pianeti che si rivolgono a vostro favore. Nel caso ci fossero contrarietà, riuscirete con calma a gestire le questioni più urgenti salvaguardando i vostri interessi in modo impareggiabile. Vediamo quali sono i generi più in affinità con lo Scorpione secondo lo schema dello zodiaco. Tanti per il vostro segno. Sicuramente il genere della spy story, il thriller, il poliziesco, il film che racconta di malavita. Classico ad esempio il riuscito romanzo criminale girato nel 2005 e interpretato da ben 2 talentuosi attori Scorpione. Kim Rossi Stuart e Riccardo Scamarcio. Al genere misterioso e avventuroso si adatta anche il bellissimo Mission girato nel 1986 da Roland Joffé, regista inglese di origine francese, un terzo Scorpione. Luna malevola che vi guarda di traverso, e lo stesso fa Urano, il vostro dirimpettaio, che la colpisce con una quadratura. Il vostro problema è che dalla vita pretendete troppo e se non lo ottenete tutto vi appare insipido e scolorito.
amore ed eros. Gelosia e possessività i vostri sentimenti, al partner potreste dare molto, in senso di profondità e input, ma la paura di perderlo appesantisce il cuore, che si fa duro come pietra o cerca il contenzioso per sfogare i suoi incomprensibili timori. L'amore non è fatto solo di eros. La luna leone contraria vi obbliga oggi a mettere fuori la vostra capacità di essere teneri e dolci col partner. E voi ci riuscite davvero benissimo. In special modo se siete della terza decade. Lavoro e denaro. Finanze al sicuro, accumulate grazie a un'attività intensa e gratificante, ma non esente da momenti di stress. Nel lavoro ci mettete anima, ma in compenso il gruzzoletto cresce discretamente. Comunque a riposo oggi ve la godete con qualche piatto gourmet, ma come avevate giurato, che avreste smesso dopo Capodanno, o facendo man bassa di saldi online. Babbo Natale è già passato, ma la scusa ve la offre la Befana, è vero che il vostro portafoglio adesso non è così vuoto, ma fate attenzione a non sperperare troppo. Urano in Toro, il segno del denaro vi fa dare una saggia regolata. Benessere. Sottilissime sensazioni di disagio, forse un'impressione di pesantezza dovuta a un alimento cui siete intolleranti. Anche la pelle non è compatta e luminosa come dovrebbe essere, l'opacità è il suo segnale di scontento, bella forza, con tutti i bagordi degli ultimi giorni. Chiedetele scusa regalandole una bella maschera vitalizzante. Per lei? Arrabbiate col tempo che passa, notando qualche rughetta in più, vi innervosite e diventate insofferenti. Tranquille, vestite colorato e sembrerete vostra figlia. Per lui? L'alternativa a una serata conviviale, vietata dalle ordinanze e dal buonsenso, sono i vostri adorati libri, dal thriller a romanzo psicologico. Spassate vela, magari un giorno ne scriverete anche voi. Colore delle emozioni. Viola. Barometro dell'umore. Variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 7. Finanze. 10. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!